Il sabato la manifestazione imponente, il lunedì il pronunciamento importante del Tribunale del Lavoro. Gli operai della GKN di Campi Bisenzio hanno vinto per ora la battaglia, ma la guerra certo è ancora molto lunga. Fari accesi di tutto il Consiglio regionale su questa vertenza. Intanto la Commissione per lo sviluppo economico vota all'unanimità un documento nel quale si afferma la vicinanza ai lavoratori e si auspica un provvedimento contro le delocalizzazioni selvagge. Se non lo farà il governo, la proposta partirà comunque dalla Toscana. Torneremo sulla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che modifica le regole delle graduatorie. La mediazione c'è stata e ha funzionato, come abbiamo documentato 7 giorni fa. Adesso vogliamo guardare avanti. Cosa si dovrebbe fare in futuro per arricchire il patrimonio delle case popolari? E poi riverremo Dante, alcune delle celebrazioni promosse dal Consiglio regionale, la stessa seduta solenne del 10 settembre, l'avatar che crea digitalmente le terzine. Insomma, chiuderemo con il sommo poeta. Cronaca di una vittoria a metà, quella degli oltre 400 lavoratori della GKN di Campi Bisenzio licenziati con una email senza il preventivo confronto sindacale, che hanno fatto la più grande manifestazione a Firenze sabato 18 settembre e che poi hanno avuto ragione dal Tribunale del Lavoro. Licenziamenti illegittimi, provvedimento annullato. Resta però un nodo essenziale: cosa accadrà adesso? Il presidente della Giunta regionale Eugenio Giani lo ha detto con chiarezza. Giustizia è fatta, sono felice perché onestamente il fatto di sentire che 422 persone, 500 con l'indotto, potessero essere mandati a casa con un atto così brutale come la comunicazione qualche ora prima con un'email, era una cosa che mi turbava dentro sulla capacità di osservare e di vivere le leggi in questo nostro paese. Oggi è il momento in cui far capire con chiarezza che occorre che Melrose prenda una strada completamente diversa. Se non avesse capito questo continuerebbe a perseverare negli errori e negli sbagli. Ancora di più ha fatto il Consiglio regionale attraverso la sua commissione, quella per lo sviluppo economico, l'ha seguita da vicino anche il presidente dell'Assemblea. Il ritiro dei licenziamenti è un primo passo, ci ha dovuto pensare la magistratura, ora la politica deve accelerare ancora di più. Noi abbiamo appena approvato in seconda commissione, come d'impegno con le lavoratrici e i lavoratori di GKN, una mozione che chiede al governo di velocizzare l'iter per una norma contro le delocalizzazioni, ma anche e soprattutto, era un impegno che avevamo preso, di decretare con urgenza il blocco dei licenziamenti per le aziende sane. Noi non ci fermiamo qui, nel caso in cui il governo non sarà rapido nel proporre questa norma sulle delocalizzazioni, noi siamo pronti, così come previsto all'articolo 121 della nostra Costituzione, a fare insieme alla Giunta, a supporto del governo, una proposta di legge di iniziativa consiliare verso il Parlamento che dica proprio, in linea con le richieste che arrivano dai lavoratori e dalle lavoratrici di GKN, qual è la strada da seguire sulle delocalizzazioni. Servono penalità molto forti per chi pensa di utilizzare i soldi pubblici del nostro paese e andare poi da un'altra parte a portare l'azienda. E lo stesso faremo noi con una proposta di legge per la Toscana. Chiunque verrà in Toscana ed utilizzerà fondi pubblici della Toscana dovrà avere penalità molto forti se deciderà di lasciare la nostra regione. Questo è un atto di dignità e la politica deve farlo subito, rapidamente, per dare risposte che i lavoratori e le lavoratrici si attendono. All'uscita della seduta abbiamo coinvolto la presidente Bugetti e il vicepresidente Fantozzi, la prima di maggioranza e il secondo di opposizione. Ecco le loro parole. Vorrei ringraziare tutte le forze politiche. Dal primo momento in cui siamo venuti a conoscenza di questa triste, dolorosa e grave vicenda, tutti insieme abbiamo provato a lavorare in maniera trasversale, perché penso che il messaggio debba arrivare forte e chiaro, senza distinzioni. In primis per i lavoratori e per le famiglie, esprimendo solidarietà, dopodiché dobbiamo mandare un messaggio alle istituzioni. Siamo consapevoli che la regione da sola non basta e quindi dobbiamo lavorare affinché il governo abbia un messaggio chiaro. Ecco, oggi in questa proposta di risoluzione noi abbiamo evidenziato alcuni punti, la maggior parte dei quali che abbiamo recepito direttamente da un documento che ci hanno dato i lavoratori, e poi ci abbiamo aggiunto anche alcune cose che avevamo concordato insieme agli stessi operai, ovvero
la parte del revoca dei licenziamenti da parte, che va chiesta da parte del governo, e insieme a questo la proposta di legge che la Regione Toscana vorrebbe fare al Parlamento. Proprio nel momento in cui sappiamo che al Parlamento è già stata depositata una proposta di legge, e questo serve anche per sollecitare, per velocizzare, ma per integrare anche quella proposta di legge in modo che sia ancora più efficace e più veloce, perché questo non è solo il caso CKN, ma può rappresentare davvero un punto dirimente per tutte le altre aziende che sono in difficoltà e che sono vittime di una speculazione finanziaria. Siamo lieti che il Consiglio regionale su queste battaglie faccia sostanzialmente quadrato, con dei distinguo che non sono chiaramente soltanto formali. Primo è, così come io ho precisato in sede di commissione, che se c'è una parte attiva dal nostro tavolo regionale per aiutare il governo nazionale a essere ancora più rapido nell'emanare, diciamo, questa normativa che metta al riparo delle delocalizzazioni, è bene darsi da fare non soltanto come supporto ma soprattutto come stimolo, perché il tempo sta passando e quello della GKN non è, o potrebbe non essere, un caso isolato. Dall'altra parte esprimiamo la massima, più grande perplessità per le dichiarazioni dell'assessore Nardini sulla deresponsabilizzazione degli industriali. Ecco, io in un momento così particolare cercherei sostanzialmente di volare un pochino più in basso. Dicevamo di una vittoria a metà, perché ancora la vicenda non è chiusa, non può esserlo. Da Roma arrivano le prime rassicurazioni del ministro Giorgetti, della sua vice Todd e di tutti i partiti. Dall'azienda però ci sono parole che non aiutano, c'è la volontà di non recedere da quei licenziamenti. E allora cosa potrà succedere? La spinta degli operai, ma come abbiamo sentito anche del Consiglio regionale e della politica e delle istituzioni toscane, sarà sufficiente a smuovere le acque, a garantire una prospettiva a questi lavoratori e alle loro famiglie? La sfida è lanciata. Certo, torneremo a parlarne. Poi, sullo sfondo, c'è un altro tema drammatico, quello della sicurezza sul lavoro. Sono stati altri giorni molto duri nella nostra regione. Unioni dei comuni. Due commissioni si uniscono per studiare la riforma e cominciano le audizioni, in questo caso delle unioni dei comuni del Casentino, in provincia di Arezzo. L'iniziativa è stata promossa dalla consigliera della Lega Elisa Tozzi ed è stata raccolta dai presidenti del Partito Democratico, delle commissioni affari istituzionali e aree interne, rispettivamente Bugliani e Niccolai. Tesi condivisa è che in una fase come questa, in cui si è perso interesse alle fusioni dei comuni, la gestione associata dei servizi non può non passare proprio da queste unioni dei comuni. Nella prima commissione è stata esaminata anche la proposta di legge toscana sull'utilizzo dei monopattini avanzata dalla Giunta. L'idea è che questi monopattini elettrici possano circolare sulle strade urbane dove è consentita la circolazione dei velocipedi e sulle strade extraurbane se c'è però una pista ciclabile. Potranno essere guidati da tutti coloro che hanno compiuto il 14° anno di età, senza nessun tipo di patente. Il minorenne però dovrà indossare il casco protettivo. Il testo della proposta tornerà comunque presto all'esame della stessa commissione. La Commissione Sanità e Politiche Sociali prosegue a ritmo serrato il cammino verso gli Stati Generali della Salute. L'evento conclusivo è previsto a novembre. In questi giorni ci sono state molte audizioni anche dei delegati dei rettori delle tre università e di una ricercatrice del MES, della Scuola Sant'Anna di Pisa. La Commissione prosegue poi il monitoraggio della campagna vaccinale, anche se si è insediata la nuova Commissione d'inchiesta. Ecco le immagini dell'insediamento dello scorso 14 settembre. Poi, come dicevamo, la Commissione segue da vicino il tema della sicurezza del lavoro. La tragedia di Campi Bisenzio di venerdì 17 settembre ha portato ancora una volta alla luce la drammaticità di questa situazione. C'è stata la 25esima vittima del 2021. Nei 5 anni precedenti si calcola che in media ci sia stata una morte sul lavoro ogni settimana. Inaccettabile davvero, tanto che nei giorni precedenti il presidente Mazzeo, in accordo con il presidente della commissione, questa commissione sostenni, aveva annunciato la convocazione dei responsabili sicurezza delle ASL in modo da provare a fermare questa tragedia continua. Si è riunita anche la Commissione Territorio e Ambiente che, per quanto di sua pertinenza, ha svolto nuove audizioni pubbliche per modificare la legge 65 del 2014, quella urbanistica, formalmente sul governo del territorio. La Regione in realtà l'aveva già modificata nel 2019, ora dovrà però anche adeguarsi al decreto del governo del luglio 2020 e soprattutto alla sentenza della Corte Costituzionale di quest'anno, perché la legge, appunto come modificata nel 2019, era stata impugnata proprio dal governo. Parliamo ancora di casa.
ma di case popolari, o meglio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Nella prima seduta del Consiglio, dopo la pausa di agosto, è stata approvata, come sapete, la nuova legge, senza ostruzionismi, al termine di una trattativa che ha coinvolto anche le opposizioni. Adesso vogliamo guardare in prospettiva come dovranno essere le politiche per il futuro in questo settore. Vincenzo Ceccarelli, che adesso è il capogruppo del PD, nella precedente legislatura è stato assessore della Giunta Rossi. Ci sarà la possibilità di fare investimenti importanti sul patrimonio che la Toscana ha, sono circa 50.000 alloggi. Già nella passata legislatura al sistema erano state dati e investiti oltre 200 milioni, ora abbiamo già disponibili 90 milioni per quanto riguarda l'efficientamento e quindi per quanto riguarda l'intervento anche di ristrutturazione degli alloggi esistenti, e nelle linee strategiche per l'utilizzo dei fondi europei e quelli del PNRR noi avevamo già previsto la possibilità, anzi data l'indicazione, di utilizzare questi fondi. La domanda sul futuro chiaramente l'abbiamo posta a tutti i gruppi. Ci sono tante case popolari che ad oggi non sono usufruite dai cittadini toscani proprio perché non sono agibili, quindi sarebbe più veloce l'intervento di una ristrutturazione, di una messa in sicurezza di questi alloggi. Sicuramente non saranno sufficienti, quindi ci dovrà essere un ulteriore intervento da parte della Regione Toscana per reperire magari degli alloggi già esistenti ed acquistare da una proprietà privata, oppure per costruirne dei nuovi. In questo periodo sì, diciamo che il tema dell'emergenza abitativa e delle case popolari dovrà essere centrale, perché purtroppo la pandemia ha messo in ginocchio ulteriori famiglie oltre a quelle che già c'erano in precedenza. Già, la classe media esce indebolita adesso dalla pandemia e la casa per molti resta un sogno. Le norme toscane potranno aiutare? Due gruppi rivendicano l'efficacia dei loro correttivi alla proposta iniziale uscita dalla Giunta. Dare un punteggio aggiuntivo a tutte quelle persone che da più anni stanno in Toscana, che lavorano in Toscana, che comunque producono reddito nella nostra regione, secondo noi è positivo, quindi è corretto che possano andare avanti in graduatoria di una legge che già con le riforme che avevamo fatto consente finalmente anche alla classe media di iniziare a sognare l'edilizia residenziale pubblica, che non è più il concetto di casa popolare come l'ha visto una volta, ma inizia a essere l'opportunità anche per la classe media che fatica anche ad andare in affitto. Abbiamo fatto questa battaglia ottenendo in commissione una riforma della legge importante, dove appunto la residenza, la storicità della residenza è un criterio premiale, così tenendo conto di chi vive, di chi lavora in Toscana, nelle nostre città da anni, e non permettendo invece una deriva che vedeva chi arrivava il mese prima avere le stesse opportunità, se non di più, di chi vive qui da anni. Il gruppo di Fratelli d'Italia, in verità, l'accordo su una mediazione l'aveva già trovato in commissione. Anche la posizione del Movimento 5 Stelle era chiara in partenza. Primo obiettivo, fare presto, perché i comuni dovevano emanare i bandi con regole certe e non impugnabili e dare così risposte concrete su aspetti ben definiti. Bisogna innanzitutto finanziare meglio le ristrutturazioni dell'esistente, bisogna pensare a dei possibili accordi probabilmente con i privati per le case che sono vuote, e bisogna pensare a altri tipi di progettazione anche. E bene che ci siano i PINQ, anche Cascina e ne ha usufruito e altre realtà, quindi questo è un primo passo avanti, però ricordiamoci che stiamo per affrontare probabilmente un'emergenza sociale dovuta alla contingenza economica creata dal Covid, e quindi le soluzioni vecchie non vanno più bene, bisogna cominciare a pensare che le risorse che dovremo mettere fuori per aiutare le persone in difficoltà dovranno essere molte di più. Sui criteri delle graduatorie e sulla legge stessa è intervenuto anche il consigliere di Forza Italia, che esprimeva un concetto molto diverso da quello della maggioranza. Non si costruiscono più case, e quello che mi meraviglia di più è che all'interno del piano nazionale di resilienza non c'è un euro per la costruzione di nuove case. Noi è fermo, il piano case è l'ultimo piano case fatto, è del 1974, non sono state più costruite case, addirittura i dati ci dicono che ci sono centinaia di migliaia di case in Toscana che sono sfitte, che sono vuote o che sono occupate, e che i comuni non se ne riappropriano per darlo a chi effettivamente ne ha bisogno. La
L'altro grande tema dell'ultima seduta è stato quello del piano dei rifiuti, inserito in un contesto di economia circolare. L'abbiamo commentato ampiamente ascoltando tutte le voci. Il nodo principale, lo sappiamo, è quello degli impianti, quelli già esistenti e quelli eventualmente da realizzare. Ascoltiamo un rappresentante per ogni schieramento, centro-sinistra, centro-destra, Movimento 5 Stelle. L'obiettivo che fa parte della comunicazione dell'assessore, che noi abbiamo ribadito, è quello di andare sempre verso il minore utilizzo e arrivare proprio, cioè, come dire, sicuramente a non realizzare nuove discariche e cercare di attenuare l'utilizzo di quelle che esistono. Per quanto riguarda i termovalorizzatori, la nuova tecnologia e soprattutto una trattazione, quelle che sono state definite le fabbriche del riciclo e del riutilizzo, dovranno far sì che non ci sia bisogno nemmeno magari di fare nuovi impianti di termovalorizzazione. Comunque, cioè, secondo noi devono esistere quelli che sono assolutamente indispensabili. Schiudiamo Montale e Livorno e quindi riperdiamo altri due termovalorizzatori. Che ricordo, se controllati, ci deve essere il massimo controllo, gli impianti di nuova generazione non sono affatto inquinanti e ci aiuterebbero comunque a smaltire quella parte di rifiuto che oggi portiamo fuori regione e che costa sulle tasche dei cittadini, perché smaltendolo fuori finisce il costo in tariffa. Quindi noi abbiamo comunque bisogno di andare, secondo noi, a incentivare la termovalorizzazione. E questo non significa dover mettere un termovalorizzatore in mezzo a una città, significa concertare con i cittadini, trovare i luoghi più opportuni, questo il piano lo può fare, per andare a individuare quelle aree dove è possibile cercare di andare a inserire un impianto. Certo, dobbiamo andare a superamento delle discariche. Al nostro ordine del giorno, alla nostra proposta di risoluzione in cui si chiedeva di esplicitare il modo in cui sarebbero arrivati agli obiettivi che sono stati elencati, e cioè disconoscendo completamente l'ipotesi di poter utilizzare di nuovo termovalorizzatori, per quanto nuovi, oppure discariche, la proposta di risoluzione è stata bocciata, e questo ci fa pensare che in realtà tra le righe di questa comunicazione ci siano ancora questi passaggi come un'ombra del passato che ancora si aggira sul piano dei rifiuti e bonifiche presente. Bonifiche che, ricordiamo, la Toscana ha il triste primato di 4 SIN presenti, di cui tutti e 4 sono sulla costa e 2 nella provincia di Livorno. Proseguono le celebrazioni dei 700 anni della morte di Dante Alighieri, anche con un tocco di originalità che deriva in questo caso dalle ricerche nei laboratori dell'Università di Pisa. Ecco, Divina, e ascoltiamo cosa fa questo avatar dalla ricercatrice che l'ha sviluppato. Tutta la Divina Commedia è stata digitalizzata e indicizzata, tutto parte dalla persona, e quindi l'utente inizia facendosi riconoscere, rilevare il volto da questo sensore del 2021, che ne trae dei punti caratteristici e ne crea un codice identificativo, il Face ID. Tramite questo Face ID vengono estratti casualmente 3 versi della Divina Commedia, e che vanno a comporre una terzina anomala, ma è la terzina personalizzata che viene associata all'utente. Dopodiché abbiamo vari metodi di comunicazione, le televisioni dagli anni 50 ad oggi, una stampante di sistema che stampa la terzina e i riferimenti dove continuare l'esperienza nel web, dove potranno essere letti tutti e 3 i canti, e poi il segnale va a una telescrivente Olivetti degli anni 30, che scrive tutte le nuove terzine, che quindi ne sarà a memoria alla fine di questo progetto. Oggi sono veramente contento perché qui siamo nel luogo della tradizione, nel luogo della nostra università, un'università che sa coniugare la tradizione con l'innovazione che nasce all'interno del Dipartimento di Ingegneria. Un grazie sincero a chi ha progettato questa idea altamente innovativa, un'idea bella che ci permette, attraverso uno scanner facciale, di riuscire a interpretare qual è la nostra terzina di Dante, un modo nuovo per avvicinare Dante ai più giovani.
Già, le parole tradizione e innovazione hanno riecheggiato a lungo in tutte le celebrazioni del sommo poeta, a cominciare dalla seduta solenne del 10 settembre al Teatro della Pergola a Firenze, aperta dai presidenti Mazzeo e Giani e con i contributi di due esperti. Ma qual è il messaggio di Dante, valido anche per noi nel 2021? Di attenzione alla realtà, attenzione all'impegno politico, alle lotte che ci devono essere ma devono anche essere superate, e soprattutto però attenzione ai destini umani. E questo è molto importante, perché Dante è il primo grande romanziere, il primo grande narratore che ci parla dei destini degli uomini contemporanei, e quindi questi destini riguardano anche noi. Grandi personaggi come Francesca, come Ulisse, come Ugolino, li sentiamo ancora vicini perché sono davvero simili a noi. Il direttore degli Uffizi proprio quel giorno aveva dato notizia anche di un dono ricevuto poche ore prima, che si riferisce ad un episodio molto noto della Divina Commedia. Abbiamo ricevuto un dono molto importante dai Friends of the Uffizi Galleries, annunciato proprio ieri, dell'episodio cruente o crudele del conte Ugolino nella torre a Pisa, la prima raffigurazione pittorica monumentale da Fra Arsenio Mascagni intorno al 1611, opera tra l'altro molto famosa già grazie alla mostra Il 600 Fiorentino del 1986, e quindi adesso nelle collezioni degli Uffizi, nelle prossime settimane verrà esposto e rimarrà esposto fino alla fine dell'anno. Regionando oggi finisce qui, noi torniamo tra due settimane, da venerdì 8 ottobre non andiamo in onda, infatti il fine settimana del voto.